Legalità, sport e salute sono i cardini su cui si muove la manifestazione Pesgara per la legalità, organizzata dalla Prefettura, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal Centro Sportivo delle Fiamme Gialle, in collaborazione con le altre istituzioni e la società sportiva Passo Logico. Dopo la giornata dedicata alla prevenzione al villaggio della salute qui a Piazza Salotto, domani ci sarà la gara agonistica di 10 km di corsa. Questa è una manifestazione bellissima e ringrazio di nuovo, e lo faccio al microfono, il dottor Antonio Caputo, che ha voluto unire le istituzioni con gli operatori sanitari. Oggi la prevenzione se ne parla tanto, però purtroppo per problemi nel farla nelle strutture pubbliche è difficile applicarla. Sappiamo tante cose ma non la facciamo. E queste sono le giornate fondamentali da dedicare alla prevenzione, perché purtroppo poi il tema della cardiologia è sempre caldo, le morti cardiache improvvise durante l'attività sportiva crescono incredibilmente nonostante si parli molto di prevenzione e non si fanno gli esami adatti che le potrebbero evitare. I consigli sono quelli cardine di non improvvisarsi, perché molte volte si pensa che non fare attività a livello agonistico significa che non ci si deve controllare. Invece è esattamente il contrario. Oggi sappiamo che lo sport fa bene, ma fa bene lo sport controllato, e sappiamo qual è il nemico principale, che è il nemico dell'infiammazione, che lo sport abbatte l'infiammazione, ed è per questo che lo slogan di questa manifestazione di oggi sarà: lo sport aggiunge anni alla vita e vita agli anni. Tre concetti che sono e devono essere amici tra di loro, e cioè legalità, sport e salute, che sono la condizione necessaria per poter vivere bene, nel benessere, quindi per lo sviluppo dell'individuo, per lo sviluppo della società e per lo sviluppo del territorio. Hanno un fil rouge, un elemento comune, che è quello del rispetto delle regole, quelle regole sane, semplici, che vanno rispettate per stare bene insieme. Ed è anche un momento di inclusione, perché siamo qui in Piazza Salotto e in piazza per gridare in piazza l'importanza di questi concetti.